Io lo metto il Chuck ormai. Dai, 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 sì, 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 sì. Questa è una figata. Dai, forza. Scena 3. Senti, parliamo un po' di te. Allora, tu sei, diciamo, possiamo dire uno dei principali youtuber italiani. Hai preso una piccola barca a vela, hai fatto il giro della Sicilia, l'hai fatto bellissimo, l'hai fatto romanzato anche un po', insomma, si vede le Malloru che gira, che gli succede un po' di tutto. Dopo quel video lì, col Pampero Primo, la prima barca che hai comprato, hai deciso di fare un passo con il tuo amico Eros. E avete comprato la barca che sta alle nostre spalle. Corretto tutto. Che è un one-off, 50 piedi, in ferro, costruito in Sudafrica. 3G, fai libera. Vai. 3, 2, 1, azione. Ciao amici e benvenuti su Pampero Seconda, la mia imbarcazione, la mia nuova imbarcazione con cui dovrò attraversare l'Atlantico in qualche modo. E gli amici di I. Nelson hanno ben capito che potessi essere un pochettino disorganizzato per quanto riguarda appunto attrezzature di bordo legate alla sicurezza o elettronica o a manovre varie ed eventuali. Motivo per cui adesso vi racconto questa puntata legata a come ho armato Pampero Seconda e in che modo I. Nelson ha pensato di supportarmi. Pampero Seconda è una barca costruita in Sudafrica ben 30 anni fa e poi è stata portata in Mediterraneo, una barca interamente in acciaio a chiglia lunga, quindi ha questo scafo meraviglioso che taglia i mari come il burro e che è stata costruita come unico esemplare ad hoc sulle esigenze dei primissimi armatori che hanno fatto installare due serbatoi lungo la chiglia, uno da 1600 litri di gasolio soltanto, so, e altri tre serbatoi da 1000 litri ciascuno di acqua potabile. Di acqua, però se gliela metti potabile ancora meglio. Poi chiaramente il serbatoio gasolio ha il serbatoio secondario giornaliero dove con una pompa viene travasato di volta in volta. Questa barca mi piace da impazzire perché mi trasmette proprio una sensazione di solidità, anche proprio calpestando qua in coperta, sembra proprio di stare su un traghetto. Questa cosa mi piace molto. Abbiamo due stralli di prua e non si intende strallo e stralletto, ma si intende proprio due stralli messi qua così, no? In parallelo. Primo strallo dove è armato un rollafiocco, secondo strallo dove con dei garrocci potrei armare una seconda vela, quindi magari eventualmente mettermi a farfalla con un Genoa dal lato, un Genoa dall'altro, oppure banalmente non voglio navigare col Genoa, ma voglio navigare con una trinchetta che in realtà ho già armato o con un fiocco, insomma con un'altra vela, garrocci e si tira su. Abbiamo una catena da 12 e in questo caso è un gran vantaggio visto e considerato il peso dell'imbarcazione di 19 tonnellate, la catena è di 90 metri, questo mi permette di ancorare anche in fondali con una discreta profondità, in combinata con la rocna che riesce veramente ad aggrappare in maniera incredibile, se la catena è stesa bene veramente ti puoi passare sonni tranquilli. Poi, se vuoi avere una sicurezza aggiuntiva, inserisci un sistema di allarme sullo spostamento via GPS che può succedere di tutto, magari gira anche il vento, come in questo caso, perché adesso, ad esempio, il vento è girato molto e siamo più o meno vicini a questi frangifluti, però, come dire, abbiamo guardato come è stesa la catena, abbiamo fatto tutti i nostri vari calcoli del caso, abbiamo, diciamo, abbastanza tolleranza e comunque siamo a bordo, qualunque cosa, si risolve il problema. Armato c'è anche un rollafiocco per la trinchetta, quindi c'è questo stralletto con una trinchetta per i venti pesanti. L'altro di questa trinchetta, non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere 9 once, quindi bello robusto, bello pesante, che è in realtà lo stesso Dacron che ho utilizzato per il fiocco e la randa che ho voluto far rifare, dato che la barca è molto pesante. Preferivo avere una, anche confrontandomi col velaio,
una tipologia di vele spesse e pesanti, così da performare quando i venti sono impegnativi, intensi, ed evitare di sforzare troppo il tessuto, magari spanciarlo, proprio perché il peso della barca e tutto quanto fa in modo che la portanza del vento non spinga sulla vela in maniera eccessiva, così da rovinarla. Andiamo. Il nostro bellissimo albero con questa meravigliosa targhetta. Cavolo, queste cose mi fanno impazzire. Repubblica del Sudafrica. Tutte le manovre sono sull'albero, quindi stopper, winch, se volessi usare la base, fissare la randa, la drizza randa sta dall'albero. Questo vabbè è sicuramente interessante in caso di equipaggio, così da avere la situazione gestibile senza troppo disordine in pozzetto. Però se magari volessi uscire da solo, tu skipper, con altra gente che non è capace, vuole rilassarsi e mille altre robe, ecco, diventa sicuramente molto impegnativo non avere le manovre rinviate in pozzetto. Però io al momento ho deciso di mantenere quest'armo, così da scongiurare l'ipotesi in cui mi venisse la mattata di partire da solo, e poi perché per la tipologia di viaggio che voglio affrontare, insomma, attraversata oceanica, è indispensabile essere in equipaggio e quindi predisporre la barca per avere un certo ordine. E comunque andrò a inserire poi successivamente una lifeline, così da fare tutte le manovre in coperta con life jacket, lifeline, e stare sempre aggrappati per scongiurare qualsiasi caduta in mare. Ah, eccola! Allora, qui invece abbiamo, ecco, una delle cose che mi tornerà sicuramente utile in Atlantico, ma può tornare utile per qualsiasi navigazione, una splendida zattera senza limiti, sei posti, morbida, quindi non con l'involucro rigido, ma con l'involucro morbido, in modo tale che in quest'altra bag stagna mettere tutto ciò che ti possa servire. Quindi ci sono chiaramente delle robe di default che ti portano dentro, ma tu la puoi tranquillamente aprire. E ti ci vai a mettere, non lo so, un Leatherman, ci vai a mettere un altro VHF, quello che ti pare, insomma. Scusate per il frastuono, sta attraccando un traghetto. Con questo cancelletto per me è un attimo prendere la zattera e tirarla giù, magari ancorando, magari assicurandola prima con una cima all'imbarcazione, cima che poi può essere tagliata, ma poi in realtà quando la barca va giù, spero che non accada mai, in realtà ha un carico di rottura tale per cui se l'imbarcazione va giù con la cima si spezza, si tira via automaticamente dalla zattera. Tutto questo grazie ai mitici tutorial di Fabio su Ai Nelson, quindi ho scoperto anche questa roba qua. Questo è il nostro bellissimo pozzetto, ci sono dei pannelli solari che sono assolutamente comodi per avere autonomia. Al momento sono in una fase di rodaggio, sto testando l'imbarcazione, quindi sto cercando di capire quanto possono rendere questi pannelli. E poi il mio mitico autopilota che mi salva la vita nelle grandi navigazioni. Peccato che qua abbiamo un autopilota con attuatore sulla ruota, che è un sistema che più persone mi hanno sconsigliato, che io in primis preferirei non adottare, se non proprio di rispetto. Quindi in aggiunta al sistema di autopilota principale, io vorrei assolutamente installare, lo installeremo, un sistema autopilota che sta direttamente sull'asse del timone. È il momento di accomodatevi, entriamo dentro. Benvenuti, questa è la cabina di poppa, non è l'unico ingresso, ne abbiamo un altro. In questa cabina ci sono potenzialmente tre posti letto comodi. Questa barca, vi dico già in anticipo, che non ha chissà quanti posti letto a disposizione e non ha nemmeno cabine, eccetto questa. Questa cosa chiaramente magari non va bene per alcune tipologie di utilizzo con charter, però nel mio caso specifico, e voglio vivermela intensamente, io e il mio equipaggio, insomma, avere questa tipologia di disposizione negli ambienti mi piace molto. Quindi hai questo bellissimo cabinone dove hai anche tutta la strumentazione, hai il quadro elettrico, e puoi andarti ad accendere e spegnere i servizi, le pompe di sentina e tutto quello che ti serve.
E questa è la dinette. Scusate per il disordine, insomma, una roba vissuta. Abbiamo cercato un attimo di rimettere a posto qualcosa, però qualcos'altro è rimasto fuori posto. Abbiamo altri due posti letto. I legni di questa barca mi piacciono moltissimo. Devo capire come trattarli, e anche questo è un aspetto sicuramente da non trascurare, perché sono veramente belli. A me piace molto l'idea che quando prendi una cosa che ha avuto una storia, te ne prendi cura e la fai tornare al suo splendore. Da questo lato, partiamo dalla cucina. Abbiamo due pozzetti frigo separati che lavorano con due tipologie di voltaggio differente, quindi 12 volt e 24 volt. Sono molto capienti, molto spaziosi, noi insomma ci mettiamo di tutto e di più: frutta, acqua, birra, quello che serve. Abbiamo un lavandino con una pompa che aspira e butta fuori. Non ho ben capito perché questo sistema, poi magari Fabio mi spiegherà qual è il vantaggio di avere la pompa rispetto ad avere lo scarico diretto, chiaramente con una presa a mare che chiudiamo ogni volta che navighiamo. Fornetto, abbiamo detto un altro frigorifero, spazio per mettere quello che serve, e qua un altro bellissimo scomparto. Uno scomparto di stoccaggio. Uno scomparto di stoccaggio. Da questa parte, il nostro posto letto, abbiamo tutto il comando e il controllo delle batterie. Non so se questa cosa è molto elegante così smontare, però secondo me chi guarda è anche interessato e appassionato. Io sono ben felice di denudarmi e mostrare quel che c'è e quello che poi sarà sistemato, perché comunque magari qualcosa fuori posto c'è ancora, ma io sono qui per migliorare, imparare, sistemare, eccetera eccetera. Qui abbiamo 6 batterie da 12, 3 batterie da 24 e i due caricabatterie collegati ai pannelli solari che ricaricano 12 e ricaricano la 24. Ecco, questo diciamo è la mia situazione carente io di elettricità. Non so granché, infatti cavolo, vorrei che ci fossero dei corsi, dei videocorsi, qualcosa che mi possa introdurre a questo mondo. Fabio, dove sei? Quando servi spiegami queste robe, non ci capisco una mazza, però è fondamentale capire. So solo dove sono gli interruttori per far partire, per chiudere o meno la batteria del motore, ma qual è? Questa è la domanda. Vabbè, imparerò. Sotto qui e sotto lì, soprattutto tutto gavoni, quindi stivaggio e stoccaggio di tutto quello che serve. Io le dotazioni di bordo le tengo qua, ho una mia fissa che tutte le dotazioni di bordo devono stare in un punto ben specifico, e quando sale qualcuno in barca la prima cosa che gli dico: amico mio, non succede, ma se succede, mostro subito le dotazioni di bordo che insomma conosciamo: sono razzi, boette fumogene, segnalatori sonori, estintori soprattutto, perché insomma è una delle cose che più potrebbe frequentemente capitare per mille motivi legati a sia l'impianto elettrico, i motori, insomma barca è un casino. Gli estintori sempre a portata di mano, e al di là di quelle che sono le regole della patente nautica, ti dicono quanti, 2, 3, 4, insomma io qua tengo quelli che mi sembrano opportuni. Io ne ho ben 5, sono tutti belli organizzati, così tu li prendi, sono tutti a polvere. Al momento dovrei effettivamente valutare di mettere anche gli estintori CO2. Adesso vi direi anche che ho acquistato tutte le dotazioni necessarie per la mia sicurezza, ma sarebbe una cazzata. Non ho acquistato proprio nulla, mi è stato fornito da questo sito qui. Si chiamano I Nelson, numeri 1. Con tutta sta roba non schianto nemmeno se mi impegno. Ah, giù, ah cavolo, scusate, torniamo nella cabina di poppa, perché un'altra cosa per me è indispensabile, ma in realtà non penso solo per me, per chiunque, in questo bellissimo armadietto, tutto bello organizzato, ci sono questi meravigliosi giubbottini, imbraghi e cinture da mettere poi sulla lifeline, che ancora non ho installato ma che installerò. Allora, questi giubbottini mi piacciono da impazzire, io li ho utilizzati praticamente tutte le volte che sono andato con l'altra barchetta, il 32 piedi, da solo. Perché da solo? Ti devi legare alla barca, perché per quanto puoi essere Jack Sparrow, cazzo scivoli, cadi in acqua ed è finita, game over. Quindi io, oltre ad altre accortezze artigianali come la cima galleggiante, la lasciandare di 30 metri con tante asole, ecco, oltre a tutte queste robe
robe da ninja che mi hanno consigliato nelle varie marine. In realtà io preferisco mettermi questo bellissimo giubbottino addosso, ora vabbè è inutile che ve lo faccio vedere perché non è che sono proprio un modello, e legarmi sempre alla barca, sempre e comunque, qualunque movimento faccio, anche se rimango in pozzetto, proprio per una mia sicurezza. Magari insomma i maschietti fanno pipì, si affacciano, può succedere di tutto, ecco. E poi abbiamo installato questo, questa luce automatica che a contatto con l'acqua lampeggia, no? Vediamolo subito questa cosa, se è vero, cazzo. Funziona o no? Funzionerà. Ah, perfetto. E quindi immaginatevi, cade di notte l'amico vostro, subito dici Gio, indicalo col dito, e c'è quello che te lo indica col dito, e tu vedi anche questo lampeggiante che mi sembra il minimo indispensabile per recuperare il tuo amichetto caduto in mare. Sembra un po' una schizzato, sono felice, siamo in rato, sono contento. E poi io quando parlo di barche mi si illuminano gli occhi. Però ecco, sì, un aspetto importante che sto cercando di capire è che chiaramente nelle barche, ora dirò sicuramente delle ovvietà per tante persone che sono dentro questo mondo da tutta la vita, cioè la sicurezza è chiaramente al primo posto, poi tante volte si fanno le cose un po' con approssimazione, con entusiasmo e si trascurano alcuni passaggi, però probabilmente tante cappellate non le avrei fatte se magari avessi comprato le cose giuste. Ecco, io all'inizio navigavo da solo, inesperiente, senza nulla che mi legasse. Poi quando ho cercato un attimo di focalizzare lo scenario peggiore, dici, ma sai che c'è? È un moschettone, pa, te la grappi e hai risolto il problema. Abbiamo una pompa di sentina ad attivazione manuale che si trova qua sul vano motore, che io attivo. Adesso vabbè, sta aspirando acqua, quindi non aspira nulla. Abbiamo una pompa di sentina automatica che si trova qui sotto. Ora vabbè, non tiro via, però questa è l'unica sentina che abbiamo in questa imbarcazione, perché qua è il piano di calpestio, tirando via il paiolato, è tutto liscio, è tutto proprio un altro pavimento in acciaio, perché poi sotto ci sono i serbatoi. Questo è un gran vantaggio, perché magari dovessi prendere un iceberg come il Titanic, in realtà sì, forando sotto non entra acqua, perché è come se ci fosse un doppio scafo. Questa è una grande sicurezza. Qua c'è una pompa di sentina con galleggiante, quindi il galleggiante si solleva, pompa di sentina parte, si aziona e sputa via l'acqua. In più, in aggiunta, gli amici di Nelson mi hanno dato una pompa manuale che io la tirerei anche fuori, perché è eccezionale, secondo me vale la pena. Filma mentre metto tutto per aria. La recupero qua, abbiamo i prosciutti. Abbiamo messo l'acqua. Questa è la meravigliosissima pompa di sentina manuale. Ragazzi, ora io, cavolo, c'è un po' di... Io non voglio fare tipo il mastrota della situazione, ma sta roba è... secondo me dovrebbe essere obbligatorio in qualunque tipologia di imbarcazione. È una roba piccola, leggera, non ingombrante. Vieni, ti faccio vedere come funziona. Ma racconta di Pampero, che ti sarebbe tornata utile sull'uno, no? Ora, io ve l'ho detto, c'avevo quest'altra barchetta, un 32 piedi, che aveva problemi di ogni, entrava acqua dei prigionieri, entrava acqua dal sail drive, una catastrofe, c'era sempre acqua a bordo. E c'è stata una situazione, una dinamica spiacevole, dove le pompe di sentina automatiche non sono partite, perché se fai affidamento e galleggianti può succedere di tutto. Ora tu dimmi quanto è meravigliosa sta roba. Questa la butti in sentina, no? Che aspira. Poi magari li colleghi in altro tubo che pa 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 te lo butti fuori. Ora guarda che meraviglia. Tu aspiri, fai così, c'ha un getto che ti lava la barca, gli amici. Guarda che roba. Cioè, non potrei mai affondare con questa cosa. Però ecco, scherzi a parte, ne hai 2-3 a bordo di questa, succede una disgrazia, le pompe ti vanno a fare in culo, con questa ti salvi veramente la pelle, magari passandoti diverse ore di panico. Il bagno ha una peculiarità che mi diverte sempre molto mostrare agli ospiti, che è la vasca da bagno. Esatto, questa barca vela ha una vasca da bagno, al momento è un porta parabordi, perché non sapevamo dove altro metterli, però ecco...
per la conformità dello scafo, diciamola così, creare qua un box doccia sarebbe stato sicuramente impegnativo. E comunque in oceano, magari con onda lunga, sciacquarsi, avere tutta l'acqua che balla, rispetto invece a creare un disastro qui, perché no, magari l'hanno creata proprio per questo motivo. Ok, abbiamo un bici elettrico, quindi questo è molto comodo, ce l'avevo anche un'altra barca, qualcuno preferisce il sistema manuale, secondo me questo è molto comodo. E questa, signori, è la mia barca allo stato attuale, ha ancora bisogno di tantissime sistemazioni, tantissime modifiche, tantissimo tempo, però ecco, io sono molto contento perché comunque man mano che sperimenti, man mano che guardi i video, dove impari, dove osservi magari anche in altre imbarcazioni, trovi la tua configurazione ideale. Poi il punto credo che sia questo, no? Che chiunque ti sale in barca e ti dice: ma perché hai fatto così e non hai fatto così? Alla fine la barca è, come dire, un'entità che ha un'anima propria, ma un'anima propria legata a quelle che sono le tue esigenze, quello che ci devi far tu, e questa è una cosa super importante. Probabilmente ci saranno un'infinità di cose che agli occhi di qualcuno: ma che cavolo sta dicendo, ma che cavolo sta facendo? Va bene, lo so, ne sono consapevole, però poco alla volta, navigando, mi renderò conto come smussare questa imbarcazione per poi cucirla su misura per quelle che saranno le mie esigenze. Questo penso che valga per tutti. Io vi abbraccio, vi saluto e vi ringrazio per essere insomma venuti a bordo con me. Spero che possa essere stato interessante, utile o di spunto. Per tutte le altre informazioni utili legate ai prodotti che avete visto e che potrei aver utilizzato, le trovate tutte sul sito di Nelson. Un caro abbraccio, ciao! Ed eccoci di ritorno nella nostra D-Net Studio. Si conclude così la prima puntata della nostra serie dedicata alla preparazione della barca con Emalloru, che ci ha raccontato tutte le peculiarità della sua Pampero Seconda. Nella prossima puntata invece smonteremo Pampero Seconda pezzo per pezzo e capiremo insieme quali saranno i lavori da fare e quali saranno i migliori articoli da usare. Ricordati che se ti è piaciuto il video, condividilo con i tuoi amici e non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube di Nelson e attivare le notifiche per non perderti nessun prossimo video. Come sempre, a presto, buon vento, né poco, né tanto, ma il giusto. Chiuderei con buon vento, né poco, né tanto, ma il giusto, come dice il buon Fabio. Ciao Fabio, ti fotto pure le citazioni!